panoramica sulla linea d'arrivo di questa quindicesima tappa del Giro d'Italia sulla distanza di 190 km da Urbino a Comacchio, Lido delle Nazioni. Vedete inquadrato l'elicottero della Rai Radio Televisione Italiana, un segno questo che significa che ormai i corridori non dovrebbero essere molto distanti, non oltre i 2 chilometri, quindi ormai stanno imboccando il viale che porta al Lido delle Nazioni, viale dal quale poi i corridori si metteranno sulla dirittura d'arrivo che misura all'incirca 800 metri. Dalle segnalazioni che giungono pare che il gruppo sia compatto e quindi si prevede una volata nella quale ovviamente dovrebbero avere la meglio gli sprinter. Una bellissima giornata di sole, diciamo, ha collaborato con il comune di Comacchio e con l'azienda di soggiorno dei Sette Lidi che ha allestito al meglio questo arrivo di tappa. Vedete un foltissimo pubblico assiepato sin dalle prime ore della mattinata qui lungo il viale adiacente al Lago delle Nazioni, sulle quali nella mattinata si sono svolte varie manifestazioni. Ma ecco che vediamo già giungere le prime staffette, quelle della Polizia Stradale e della Vespa. I corridori sono proprio segnalati in fondo al vialone d'arrivo. Li dovremo vedere sbucare e entrare negli obiettivi delle nostre telecamere proprio tra qualche istante. Gruppo compatto, quindi, mentre ci segnalano che c'è stata una caduta nella quale è rimasto coinvolto l'elvetico Bill Bundy e anche Vladimiro Banissa. Corridori intanto proprio sugli ultimi 300 metri. Vediamo il gruppone nelle primissime posizioni. Distinguiamo la maglia ciclamino di Francesco Moser sulla sinistra rispetto ai vostri teleschermi, mentre sulla destra vediamo che si stanno facendo luce Caroli, Freuler e Milani. Volata tiratissima, vediamo Moser che proprio in questo istante viene superato da Milani e Freuler. Arrivano i due, colpo di reni decisivo, dovrebbe essere Milani a spuntarla. Vedete il corridore della Omv Bottecchia con la maglia bianca e le maniche azzurre, mentre Freuler è il corridore con la maglia interamente blu. Ora sarà necessario attendere qualche istante per avere l'ordine finale definitivo. Comunque al primo posto si dovrebbe essere classificato il giovane Milani, un debuttante alla sua prima vittoria in questa stagione. Il secondo Freuler, terzo Caroli, un atleta della Termoplano, al quarto Adamson dell'Alfa Loom Atlas, mentre al quinto posto, mentre vedete inquadrato proprio Freuler, il corridore che dovrebbe essere giunto secondo ed ora spuntare Milani, distinguibile per il caschetto, vi dicevo al quinto posto si dovrebbe essere classificato Francesco Moser, che così rafforza la sua posizione con la maglia ciclamino, lo avete proprio inquadrato in questo istante dall'immagine della nostra telecamera mobile. Quindi rimane invariata pure la classifica, con Inò al primo posto, seguito a 31 secondi da Contini, mentre proprio vedete Inò che indossa la maglia rosa. Al terzo posto troviamo poi primo a 1 minuto e 12, al quarto Beccia a 2.21, al quinto Moser a 2.29, al sesto Saronni a 2.56, al settimo Verza a 4.14, all'ottavo Van Impe a 4.23, al nono Vandi a 4.49 e al decimo posto Baronchelli a 5.26. E mentre vediamo Francesco Moser, evidentemente felice del quinto posto conquistato quest'oggi, salutare la folla, cediamo il microfono al nostro Mauro Malaguti, che ha sentito alcuni dei maggiori protagonisti della giornata. Bernard. Bravo Inò, bravo. Inò. Abbiamo con noi Dino Zandegu, direttore sportivo del vincitore di oggi in Milano. Una vittoria forse in attesa, Zandegu, visto che si sbracciava con i suoi corridori subito dopo l'arrivo per la felicità. Beh, in attesa, sicuramente battendo di pochissimo Freuler è il massimo che si possa avere di gioia e di risultato. Perché Freuler penso che sia uno che è difficilissimo batterlo. Difatti Saronni e Moser ci hanno provato e tornano indietro spesso e volentieri in volata. E il Milano ci è riuscito, penso che sia il massimo della gioia per un ragazzo di 22 anni che ho fatto passare, e penso che questa vittoria lo rincorrerà talmente bene che riuscirà sicuramente a diventare un grande velocista. Come hai visto la volata, Zandegu? Hai riuscito a vederla? Ma io veramente ho avuto paura, anche ho visto la registrazione della televisione, a un certo punto ho chiuso gli occhi perché era troppo brutto vedere perdere un ragazzo che ha fatto una volata a capolavoro. Ha vinto e adesso va bene tutto, mi concedo anche tutto quello che volete. È stata una vittoria sofferta, visto che lei ha atteso il photo finish per essere sicuro al 100% della vittoria, sì, appunto, del suo ragazzo. Mi sono venuto qui alla sede dove c'era la giuria, e la giuria ha deciso con molto scrupolo, con bravura, perché era molto difficile. E abbiamo vinto, e meglio di così non si può volere. Un'ultima cosa, ci parla un attimo di questo Milani, un corridore sconosciuto al grosso pubblico. Ma io direi di no, quando uno,
quando uno fa, vince 150 corse da dilettante in 5 anni, penso che non sia uno che va alle Olimpiadi, solo che ha fatto parecchia pista e quando è arrivato al Giro d'Italia era sfiduciato e non era abituato a fare le salite, a soffrire il caldo. E invece si è inserito, ha portato pazienza e adesso è arrivato il suo turno e penso che sicuramente un altro anno sarà l'uomo da battere in tante volate. Froiler quest'oggi è arrivato secondo, è stata una volata molto combattuta, com'è andata Froiler, cos'è successo? Oh, Miloni dietro me ruota e lui è passato me ultimo metri, ma lui vince. Lei comunque ha confermato anche oggi di essere uno dei migliori sprinter di questo giro, tra l'altro è l'unico che finora ha vinto 3 tappe. No, piano. Dicevo, lei è l'unico che finora ha vinto 3 tappe, sì. E quindi si è confermato col secondo posto di oggi uno dei migliori sprinter di questo giro. Sì, ma anche l'altro corridore molto bene sprinter, non solo io. Questa era forse l'ultima tappa pianeggiante. Per lei adesso ci sono le montagne, forse è più difficile vincere. No, ancora due tappa pianura e tappa in montagna e sempre piano. Quindi lei conta di vincere ancora nelle prossime tappe in pianura? Voglio provare. Il vincitore della tappa di oggi, Milano, innanzitutto com'è andata? Una volata prepotente, ha battuto niente meno che Froiler, che finora si era rivelato il miglior sprinter del giro con 3 tappe al suo attivo. Beh sì, esatto, essere sincero, se mi avessero detto che oggi vincevo non ci avrei mai creduto. Comunque niente, ho fatto il possibile per ottenere il massimo risultato, devo ringraziare anche la squadra che gli ultimi chilometri mi ha aiutato moltissimo e ho sparato tutto, ho vinto, seppur di poco, ma ho vinto, ce l'ho fatta. Ci vuole ricordare lo sprint nelle sue parole, com'è andata? Ma l'ultima curva c'è stata una caduta, uno sbandamento e poi il gruppo si è allungato con in testa i gregari di Moser che gli tiravano la volata. Io ho preso subito la ruota di Froiler, lui è uscito gli ultimi 200 metri e il centro l'ho affiancato e l'ho passato, seppur di poco, ma l'ho passato. È stata una vittoria tenuta proprio col fotofinish, avete avuto ancora qualche momento di paura dopo la fine dello sprint? Sì, così è stato più bello. Milani, vogliamo parlare un attimo di lei e alla sua prima vittoria in questo Giro d'Italia? Mi pare che sia professionista da poco, no? Sì, è il primo anno che sono professionista e questa è appunto la prima vittoria. In precedenza avevo ottenuto dagli altri piazzamenti dietro Floyd un secondo, un terzo, due quarti, un quinto e sono sempre rimasto lì tra i primi dei primi, negli sprint però mi mancava appunto il successo. Oggi ce l'ho fatta e sono contento. Per il futuro? Il futuro voglio vedere, quello che arriva, arriva. Donny, innanzitutto parliamo della tappa di oggi, si è imposto Milani, un ragazzo che nessuno aspettava su questo traguardo. Sì, è un neoprofessionista che logicamente lo conoscevamo tutti come velocista, però nessuno pensava che battesse questo Froiler. È certo che correndo tra i professionisti molto spesso i primi tempi c'è un, insomma, si può dire, si paga il pedaggio del passaggio del grosso, poi lentamente uno ci fa abitudine e come ha fatto oggi Milani riesce il colpo. Al di là della tappa di oggi, Adorni, che è stata una semplice tappa di trasferimento in attesa delle prossime impegnative tappe di montagna, le vorrei chiedere un giudizio su questo giro, il suo pronostico, chi vede favorito e per quali motivi? Il giro è stato abbastanza bello, anche se tutti sapevamo che Hinault avrebbe fatto un po' da padrone di questo giro. In effetti lui, oltre a parte la maglia rosa che ha per 31 secondi su Contini, il giro un po' l'ha manovrato come voleva lui, perché è stato, diciamo, nelle tappe decisive ha vinto la cronometro, ha vinto la prima tappa in salita, ha controllato le altre e dunque lui è il favorito numero uno senz'altro per la vittoria finale. Per quanto riguarda gli italiani, chi potrebbe contrastargli il passo oltre a Prim? Ma per gli italiani diciamo che Contini, però degli altri non è che ne veda moltissimi, insomma sono gli unici dei due della Bianchi che possono effettivamente contrastare Hinault, a meno che di un crollo suo, ma però non, questo non lo credo. Adorni, ci sono adesso le tappe alpine, ritiene che Hinault sia veramente il più forte anche in salita, come sembra dopo la tappa di Campitello Matese? Ma questo senz'altro, potrebbe anche darsi che in queste tappe vinca magari uno scalatore, uno spagnolo o Van Impe, però per quanto riguarda l'effetto della classifica, cioè Hinault contro gli primi, Contini e gli altri, il più forte è lui senz'altro. Un'ultima domanda, Adorni, poco fa abbiamo parlato con Renosto che criticava un po' le azioni della Bianchi Piaggio, la tattica di gara, diceva che questi attacchi costano energie e non sono molto proficui. Lei è d'accordo o ritiene che la squadra della Bianchi Piaggio possa ancora contrastare Hinault con questo tipo di tattica?
Ma vedi, è sempre difficile criticare gli altri, perché dal di fuori tante volte si vedono certe cose che dentro magari non si vedono, però io credo che sia anche giusto questo fatto. Loro hanno avuto Baronchelli che si è staccato subito, cioè è uscito dal giro, sono rimasti contini primi, e contro un tipo come uno non è facile fare delle tattiche. È certo che forse secondo me potevano attaccare prima in modo diverso, a completo, quando Inou era solo e non aveva la squadra. Invece hanno sempre attaccato quando Inou c'era la squadra, e quando l'hanno fatto, diciamo, decisamente, sono rimasti fregati loro. Abbiamo con noi Dante Ronchi del Corriere dello Sport Stadio, uno dei più popolari giornalisti al seguito del Giro d'Italia, e con lui vorremmo parlare dell'arrivo della tappa di oggi e più in generale del Giro. Cominciamo dalla tappa di oggi, Ronchi, so che lei ha già potuto rivedere anche al replay, diciamo così, lo sprint, e ha interpretato Milani e Froile. La sua impressione su questa volata? È stata certamente la più bella fra quelle disputate fin qui, anche perché si è decisa per, diciamo, un millimetro, dicono chi è coloro che hanno visto il fotofinish. In effetti la differenza è stata così irrisoria che neppure i due contendenti sapevano chi era passato prima sul traguardo. Froiler è, diciamo, il grande sconfitto per il soffio, ha detto: ho perduto ma non ho sbagliato nulla, Milani era la mia ruota e mi ha superato di giustezza. Milani che ha raccontato di avere sbagliato alcune volate in questo Giro d'Italia, praticamente 4, è arrivato a 5º, 7º, 9º, 15º, oggi ha detto: ho rischiato di perderla ma sono partito nel momento giusto, ho preso la ruota buona, ho preso la ruota di Froiler e sono partito e ho resistito, anche se a 40 metri dal traguardo mi ha dato una gomitata piuttosto solida che mi poteva far desistere, ma io volevo vincere, ho continuato e ho dato quel colpo di reni giusto sul traguardo per passare, non lo so, perché ho chiuso gli occhi, mi sono raccomandato alla Madonna, ha detto, perché la Madonna è la mia protettrice, e mi hanno detto che ho vinto. È venuto via soddisfatto, un ragazzo molto intelligente, molto simpatico, un personaggio che merita di vincere ancora, perché è bello parlare con lui, farsi raccontare le sue vicende umane e di corridore. Senta Ronchi, la tappa nel Ferrarese l'anno scorso rivelò uno sprinter che non era conosciuto, parlo di Rosola, che vinse la tappa di Ferrara e che poi ha ottenuto ancora delle buone performance in volate. Sì. Tra l'altro quest'anno è stato bruciato d'un soffio per un'ingenuità da Moser su un traguardo precedente del Giro. È possibile che la tappa di quest'anno riveli al grosso pubblico un Milani che, bisogna dire la verità, finora non era molto conosciuto, ripeto, al grosso pubblico come sprinter? Sì, dunque io credo che Milani abbia maggior talento di Rosola. Rosola è un bel velocista, eclettico, un buon corridore sicuramente, ma Milani per quello che ha alle spalle, è stato azzurro, 5 volte azzurro, ha avuto medaglie di bronzo, medaglie d'argento ai mondiali dell'inseguimento, ha un'esperienza, diciamo, ha maggior classe a mio avviso, anche se è più pesante di Rosola. Per me è un corridore che ha più avvenire. Oggi intanto, diciamo, si è preso una piccola vendetta su Froiler, che l'aveva battuto Oristano nella tappa del Giro di Sardegna, arrivarono primo e secondo nell'ordine inverso, e diciamo ha gettato le basi per conto mio per una carriera abbastanza lunga come velocista, perché soprattutto però nelle corse dove non c'è molta salita, è 80 kg, Froiler è 83, è evidente che i cavalcavia diventano poco facilmente digeribili per questi ragazzoni, e tappe come queste, come quelle che arrivano nel Ferrarese, a Ferrara e oggi qui al Lido delle Nazioni, erano dati a loro e non se lo sono fatto sfuggire. Ronchi, chiudiamo con l'ultima domanda, sappiamo che a fretta deve trasmettere il pezzo al suo giornale. Il Giro, la sua esperienza e queste prime 2 settimane di corsa, che cosa le fanno pensare per questa ultima settimana che direi deciderà, visto che ci sono le grosse tappe alpine? Beh, mi fanno pensare che il finale debba essere molto, molto interessante. Abbiamo sì il faro Inou, che sembra inattaccabile, che ci dimostra così sfacciatamente, in maniera mortificante, superiore ai nostri corridori, da far chiudere ogni speranza, ogni aspirazione ai nostri. Però abbiamo in corso delle tappe abbastanza, diciamo, messe bene, diciamo, vogliamo, piazzate in maniera tale che sia domani che lunedì, martedì e mercoledì abbiamo 3 giorni nei quali Inou può essere, io dico, messo in trappola. Bisogna provare con intelligenza, non attaccare sconsideratamente come ha fatto Prim su Campitello, anche come ha fatto con molto coraggio Contini ieri l'altro, andando verso Pescara da solo, ha lavorato in una maniera superba, ha faticato tantissimo e ha guadagnato qualche cosa, meritava di fare di più, quindi una fuga fatta con metodo, con intelligenza al momento giusto, può costringere Inou a uno sforzo importante.
e se domani fa uno sforzo importante, dopodomani c'è una salita dura, il Croce Domini, e una discesa subito sul traguardo. L'indomani c'è un altro arrivo in salita, Inò, che è pure forte, se bersagliato e da Prima e da Contini e da Beccia e da Saronni anche, Saronni è ormai è alle corde, deve sferrare l'ultimo attacco, diciamo, al grande campione francese per dimostrare se è o no un corridore da corsa a tappe dopo aver vinto il Giro d'Italia del 79, confermarsi campione non solo da corsa in linea ma anche da grandi giri. Dopo il successo di Milani, ma soprattutto dopo il successo che ancora una volta ha decretato il grossissimo pubblico presente quest'oggi alla conclusione di questa tappa del Giro d'Italia, domani senza dubbio le cose cambieranno. Quest'oggi si è disputata una tappa tutta piana, tutta in pianura, assolutamente tranquilla, ma domani veramente iniziano i dolori per gli atleti, diciamo, di media portata. In effetti, in una tappa tra le più lunghe, si superano abbondantemente 200 km, la carovana si porterà sino a San Martino di Castrozza, ovviamente con la partenza dal Lido delle Nazioni. Nel frattempo, oltre all'ultima parte veramente difficoltosa, i corridori dovranno scalare anche il Monte Grappa. Senza dubbio domani potrebbero cambiare molte cose. L'opportunità per mettersi in mostra per tutti c'è, vedremo come andranno le cose. Vogliamo in conclusione ancora una volta ricordare l'ottima organizzazione del Comune di Comacchio, che veramente ha prestato al meglio la propria opera per realizzare un'ottima conclusione di questa tappa, ed inoltre vogliamo ricordare che domani sera alle ore 19 Telestense manderà in onda ancora un'altra rubrica dedicata a questa tappa che per il secondo anno il Giro d'Italia ha portato nella nostra provincia.